Buongiorno, il nuovo governo, il Conte Bis, è nato da un'alleanza contro natura, contro natura poi bisogna vedere. Diciamo che loro si erano giurati odio eterno, Partito Democratico e 5 Stelle, superato però dal desiderio di arrivare al potere o di rimanere al potere, e in fondo questi due partiti sono uniti da una stessa visione dell'economia, cioè lo Stato decide tutto, dirigismo. Tasse, redistribuzione. Ma io appunto vi voglio parlare invece del tema dell'immigrazione, perché una delle prime cose che questo governo ha detto è che il Friuli Venezia Giulia ha una legge sull'immigrazione discriminatoria e quindi va rivista. Nel frattempo Nicola Zingaretti ha detto che per quanto possibile cercherà di rivedere il decreto sicurezza di Salvini e quindi il messaggio che passa è i porti sono di nuovo aperti. Ma io mi chiedo una cosa, perché sono stato colpito da due notizie di cronaca che non giungono per niente inattese da chi come me vive nella Bassa Padana, ad esempio. La settimana scorsa un clandestino indiano in provincia di Mantova stava raccogliendo i meloni. È morto di fatica. È morto di fatica. Quest'uomo lavorava per una paga di 3 euro, 2 euro all'ora. È morto di fatica sotto il sole. Ma contemporaneamente, in un altro luogo d'Italia, è morto anche un italiano. Un bracciante agricolo italiano è morto di fatica per una paga da fame. Questi sono schiavi. La schiavitù nei campi, e lasciatevelo dire da chi nel suo piccolo ha fatto la raccolta dei pomodori, ha cimato il grano, ha raccolto l'aglio, ha raccolto i meloni, insomma, io nelle stagioni quando ero ragazzo me le sono fatte tutte per pagarmi le ferie. La schiavitù è stata introdotta dall'arrivo degli immigrati clandestini in poi, manodopera senza alcun diritto che non può far valere nulla contro i padroni gaglioffi, molti sono onesti, ma ci sono anche i gaglioffi, e i gaglioffi ne hanno approfittato, hanno ridotto in schiavitù gli immigrati clandestini e ne hanno approfittato per abbassare l'asticella anche per i braccianti italiani, gente nei campi, e sono tanti, che lavorano senza alcuna protezione, senza alcuna garanzia, per stipendi da fame, a volte non c'è nemmeno l'acqua da bere, anche se ci sono 45 gradi, e queste persone muoiono di fatica, come gli schiavi nell'antichità. Ma chi si schiera per l'immigrazione clandestina? Ma queste cose le ha mai viste? Le sa? Io temo che le sappia. È questo il mio timore. Le sanno. Lo sanno che quella massa di persone che arriva finisce in schiavitù. Lo sanno e se ne fottono. Perché cos'è quello che conta? Il consenso immediato. Presentarsi ai cittadini dicendo: ah, ma noi siamo quelli buoni, siamo quelli tolleranti, siamo quelli che fanno entrare tutti. Non siamo disumani come quelli che invece non vogliono l'immigrazione clandestina, non vogliono le navi ONG e così via. Razza di coglioni, andate a vedere dove finiscono queste persone.